In occasione della sacra festa religiosa del Corpus Domini ritorna la spettacolare infiorata Sala Consilina che da tanti anni abbellisce con dei veri e propri quadri le strade della cittadina. Opere d'arte realizzate a mano con dei fiori dalla Proloco di Sala Consilina. Una tradizione che continua e che potrebbe diventare anche un'attrazione turistica. Sull'esempio di Sala Consilina sono diversi paesi del Vallo di Diano che da quest'anno hanno ripreso la tradizione di abbellire le strade in occasione del passaggio della solenne processione del Corpus Domini. Molto belli infatti i quadri di fiori realizzati a buon abitacolo da numerosi cittadini. Anche a Sant'Arsenio un gruppo di giovani volontari guidati dal presidente dell'associazione Sant'Arsenio Ieri, Oggi e Domani, Giuseppe Greco, ha riportato nel piccolo centro cittadino una tradizione di grande valore, ricreando dinanzi la chiesa Santa Maria Maggiore un bellissimo quadro di fiori in onore del Corpus Domini. Della tradizione che continua a Sala Consilina ne abbiamo parlato con Giuseppe Bove della Proloco di Sala Consilina. Sala Consilina coltiva questo evento da sempre e noi come Proloco ci siamo interessati a questa cosa per un motivo molto semplice, perché è curioso come un paese con forte caratteristiche massone, con grande cultura anticlericale, poi decida di fare questo dono alla Chiesa, di rendere addirittura prezioso questo dono con le infiorate, con questi quadri particolari. E la curiosità di capire come nell'evoluzione, nella storia di un paese, alcune cose crescono e diventano importanti e diventano l'essenza stessa. Quindi le Proloco, quelle vere, non quelle tarocche degli ultimi tempi, debbono per forza di cose interessarsi di queste che sono le tradizioni vere e danno il là alla caratteristica di ogni singolo paese, di ogni singola comunità. L'infiorata può diventare anche un'attrazione turistica, perché no, per un paese? Ma sicuramente può essere un'occasione per dire noi siamo un paese ospitale, siamo un paese che è capace di offrire il meglio, il benvenuto a tutti e di offrire una giornata particolare, una giornata nella quale la gioia della composizione di offrire qualcosa alla Chiesa diventa anche un regalo, un'occasione di artistica e di compagnia per le persone che vogliono godere di uno spettacolo diverso.